Cemu te ti clamis tu? Mandi, io sono Enza Purino. Mi clami Clara. Du là insegni tu? Insegni alla scuola dell'infanzia di Sunviele, istituto comprensivo di Feagne. Insegni alla scuola primaria di Chiaste Oms. Di un a dis, trop ti plasie fa la maestra di Furlan. Dis. Un dis. C'è dopri tu per insegnare il Furlan? Io uso una metodologia CLIL, dulla che ho i dopri la lingue per poter insegnare qualsiasi contenuto, quindi che la lei è la roba primaria, dopodiché si dopre la svolta sul computer, la LIM, però so riduce che io faccio qui frusso, le che il di fa urfa, di far manipola, di imparare tramite il fa. Dutze corrivi. Da me voz, da me gestualità, dal mio entusiasmo, che è anche un'impresa, a duce che può offrirmi la multimedialità, quindi il computer, internet, o proprio anche la radio, quando andai occasione, i videos, duce che può coventarmi. Qual è il strumento che ti ha fatto di via dell'ore che lo hanno inventato? Il correttore ortografico. Perché che ti aiuta tantissimo. Ovviamente tu has di sapere e conosci la grafia e la grammatica furlane, però che lì ti aiuta in effies a viodi di là che tu has fatto il fal. Sicuramente il strumento dal club Lengis Ladin ha un'impresa che permette di lavorare col computer, con l'ordinatore, con i frus, e sarebbe bello che due trimestri di furlan in curta potete indoprare gli strumenti a scuole e loro classi. Di una dis, troppo ti fanno sta bene i tuoi erlefs. Dis. Un dis. Qual è la roba più brutta che ti hanno dite sull'insegnamento al Furlan? Una persona ha avuto il coraggio di dire che è migliore non insegnare la lingua furlane e che quindi i genitori sono migliore che mettere l'opzione no anziché sì. Oh, c'è coventi, qualsiasi sei robe che tu ti insegni san frut, andà un so per c'è. Per far crescere dei frus che diventeranno degli oms e che non diseranno mai mazzecco venti a insegnare furlan. Quale è stata invece la tua soddisfazione più grande? Mi ha fatto veramente tanto piacere quando due genitori, un genitore mi ha detto, un papà mi ha detto, maestre Enza, sei contento perché i miei figli hanno imparato a tabà furlan con te. E la madre di un'altra fruttute che mi ha detto, Chiale, io non sai, ma tabà è talmente bene il furlan e a passi da un codice che l'altro, dal furlan al italiano e all'inglese, con tutte le facilità estreme, cioè io che ti hai raggiunto. È stata di una mare di mare lingue arabe, in prima da un progetto multiculturale avevo infatti lavorato in frus, oltre che in italiano, inglese e furlan anche in arabo, e qualche l'anno dopo io ho attaccato a fa furlan perché avevi fatto il corso e ieri è arrivata e mi ha detto io voglio mio figlio imparare tua lingua perché tu sei stata brava con mia lingua. Perché insegni tu il furlan? Lui che dici perché insegni tu furlan, io domanderei che succederesse se tu non tu insegnaresti furlan, se io non insegno in furlan e frusa cresin diventeranno oms, diventeranno paris, nonos, e un domani un loro nevoto ti domanderà ma tu sai tu calere furlan? E lui al domanderà risponderà sì, boh, ero nelenghe che si tabagliava ca tanti fa e tu le sa tu? E lui dirà di no, perché non me le hanno insegnate. Ma da che risposte chi avrà tutte le tristezze di un uomo che aveva la possibilità di avere un tesoro, una parte di un tesoro, non importa se grande o piccolo, e qualcuno ha deciso per lui di non passare. Allora, insegni furlan perché sono nasciute e cresciute dal Friul. Sono di mari lingue furlane. E hai fatto tantissimi corsi di lingue furlane, di grafie, di letterature, di storie, e mi sto appassionata. E poi tu impari, e poi tu fai, e migliori tu arrivi a dare a trasmettere la passione di insegnare anche la lingua furlane. Di conseguenza la formazione, l'impara e la ciri robes che non tu conoscevi sono veramente il motore di tutto.